Ciao a tutti, oggi siamo... Ciao! Dove siamo? Siamo a Sapporo. Siamo nella città più bella del Giappone, numero uno, top del Giappone. La sigla, le cose. Ti sembrerà strano, ma è la prima volta che vengo a Sapporo o a Sapporo. Io preferisco Sapporo. Io preferisco Sapporo. Sapporo. E c'ho una guida di eccezione, che è un appassionato, lui sa tutto di Sapporo. Io sono un grandissimo esperto e appassionato di queste valli dell'Hokkaido, infatti è la terza volta, credo, sì, la terza volta che vengo da queste parti, e vi assicuro, cioè, se vi fate un viaggio in Giappone, prima o poi da queste parti ci dovete passare, perché è veramente il top. Allora, prima cosa, si mangia benissimo. Mangia bene, si mangia e Tommaso bene, adesso ve lo racconta oggi. Mangia bene, abbiamo mangiato, in un prossimo video vi farò vedere, non so se lo farò vedere prima o dopo, andiamo a finire, il miglior ramen di Sapporo. Il miglior ramen non solo di Sapporo, il miglior ramen di tutto il nord del Giappone. Però ora dove siamo? Siamo a nord del centro. Adesso siamo a Suzukino, che questo qua è un quartiere fighissimo, in pratica la Shinjuku di Sapporo, il quartiere più movimentato la sera. Anche se oggi onestamente non c'è un cane in giro, perché vabbè, è giovedì, ancora presto. Però è un quartiere molto carino, pieno di luci. Se gli vuoi far vedere un sì, po'. Sì, mi giravo qua ora. Lì, guardate qua. Cose. Abbiamo varie pubblicità: la Super Dry, la Asahi, la Coca-Cola, il whisky Nikka, che è famoso. La Premium Mats con Eikichi Ayazawa, mi pare che si chiami, che è la mia birra preferita. E ora noi andiamo verso Odori. Andiamo verso Odori, che è dove c'è quel parco mega galattico in cui a febbraio fanno lo Yuki Matsuri, Osteria Bava, sentite qua, e ancora una volta, come vedrete nei video prossimi, il Fausto Papetti giapponese dà il meglio di sé. Giriamo a destra e guardate qui sopra che c'è una ruota, preciso, guardate. Andiamo avanti. Allora, siamo arrivati oggi, a che ora siamo arrivati? È mezzogiorno e mezzo qui a Sapporo. Sì, un po' in ritardo Sapporo, perché le condizioni meteo non erano ottimali. Ce l'abbiamo fatta. Qua. Siamo qua a Sapporo, o a Sapporo. Digli un po' che cosa abbiamo mangiato finora, allora, perché siamo qua da 5 ore. Allora, praticamente non abbiamo fatto ancora niente. Questo è... Stiamo camminando per le vie di Sapporo, o Sapporo. E siamo prima andati a mangiare, dicevo, il mio ramen. Aspetta, mi metto gli occhiali, perché altrimenti ce la congiuntivite come Berlusconi. Siamo andati a mangiare prima il miglior ramen di tutto il nord del Giappone, poi c'era sushi zammai e siamo andati a mangiare. Esatto, però aspetta, perché ora viene bello, perché ora lui, Tommaso, ancora non lo sa ignaro di tutto, ma ora lo porterò a mangiare il Gengis Khan. Abbiamo mangiato poco. Abbiamo mangiato solo un bel ramen abbondante. Io mi sono fatto un gelatino, anche Tommaso non ha voluto, però lui si è mangiato due sandwich. Sì, quelli del combini, sì. Poi ci siamo fatti, dopo il ramen, un bel giro di sushi. E adesso ci andremo a mangiare Gengis Khan, che è un piatto di carne tipico di Sapporo, che... Tanto guardate, ve lo farà vedere in un video separato. Oppure no, non lo so, vediamo questo video, la serie di Sapporo o Sapporo. L'ho già mangiato Gengis Khan, però ovviamente non a Sapporo o Sapporo, solamente a Tokyo, in un izakaya, tra l'altro, di basso livello. Noi o di basso livello o di alto livello, vero? Non ci sono mezze misure. Solo alto o bassissimo, tipo quelli per la strada, quei chioschi, così. Guardate bello qua, c'è tra l'altro laggiù, che passa in fondo a questa Shotengai, e niente, non ho fatto un tempo a prenderlo. È passato il trenino. Bello, mi piace. Anche di qua. Noi andiamo dritto ancora, eh. E qui siamo da Beef Impact. Qui fanno Hokkaido Wagyu, questo qui è praticamente come il manzo di Kobe. No, costa troppo poco, vero? Sì, no, troppo è poco. Roba da poveri. Non ci andiamo. No, non ci andiamo. È bello qua, questa città è bella, veramente. Allora, passiamo nello Scramble di Sapporo. Bello qua comunque.
sopra. Guarda che belli questi alberi tutti addobbati. Non so se renderà il video. Noi per Natale saremo in Giappone, voi che facete? Siamo arrivati qui nella zona di Odori, guardate qua, bello, c'è tutta questa, queste luminarie. No, oh, c'è bello. La pista di pattinaggio, andiamo Tommy, via, a pattinare. No, no, io ti faccio riprendere. Andiamo e guardate qua subito. Che abbiamo la torre qui di Sapporo, come si chiama questa torre? Torre di Sapporo. Torre di Sapporo, Sapporo Tower. Ma guardate bello che è qua. Bellissimo veramente. C'ho anche la colonna sonora. Tutti dai mercatini di Bolzano. Come va? Beh, direi che è tutto estremamente bello. Guarda questo. Abbiamo l'albero della vita qua. Ah, comunque è bello veramente, ora a parte scherzi si scherza, però questa illuminazione gentilmente offerta dalla Japan Airlines. Io penso che il modo migliore per godersi il Natale sia farsi un viaggio in Giappone. Assolutamente, ma anche per godersi anche la primavera, no? Vieni qua, facciamo un'inquadratura romantica. Dai. Andiamo avanti qui dal mercatino di Sapporo, guardate qua quante cose. Andiamo più avanti verso la torre. Io che... sto guardando il cibo tanto per cambiare. Strano. Oh bello, me lo compri il semaforo? La curiosità per i fumatori, a Sapporo siccome fa parecchio freddo, invece di essere fuori porta cenere, le smoking site, vedete come è scritto qua, sono dei gabbiotti. Artigianato qui, c'è da tutto il mondo, visto che prima c'erano le matriose, insomma vi saranno russi. Kadot Skymas, sposano anche le carte. Bellini questi, a me non me ne frega niente, però sono bellini. Andiamo avanti ancora, un sacco di mercatini di Natale qui di Bolzano. Questa è la famosa torre di Bolzano. Ma si chiama Sapporo Tower? Sapporo TV Tower. Infatti mi sembrava che Sapporo TV Tower, no, mi ricordavo c'era qualcosa nel mezzo. Gente che parla da sola. Qui abbiamo l'albero di Natale, col cuore, dove io e Andrea adesso ci daremo il video, qui al cuore. San Ni Itch Switch, là alle 7, guardate qua lo show natalizio. Comunque molto bello qua, devo dire, questa città mi stupisce. Allora, questa è una canzone famosa di questo periodo, non mi ricordo chi sono, dovrebbero essere i Remy Roman forse, non lo so, comunque è un gruppo famoso in Giappone. Guardate ancora la maestosità di questa torre. Non è molto alta come altre torri che sono salito così. Però devo dire che in questo periodo qua è veramente bella questa città. Ci sto da poche ore, però devo dire che la mia opinione è veramente positiva. Anche la passeggiata che abbiamo fatto finora, che abbiamo fatto anche insieme, devo dire che mi ha veramente sorpreso. Vediamo qua questo video dalla torre qua dietro, questo primo video da Sapporo. Ciao! Se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, visto Inception insieme. Attenzione qua c'è un casino, se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale sia al mio che al suo. No, al suo no. Non vuole? Niente, ci vediamo al prossimo video dal Giappone, che voglio chiudere qua con questa immagine romantica, vieni. Di me, di te. Ma adesso dobbiamo baciarci? No, senza baciarci. E noi vogliamo chiudere qua con questa cosa politically correct. Guarda, ho buttato via l'ombrello con disprezzo. La... Salutiamo qui.
Ciao. Io da Giovedì sai. Io da Giovedì sai.